Il problema è molto più ampio della mia sorte o meno, cioè c'è un problema di ricostruzione di una maggioranza. Io l'ho detto, a un governo in cui è escluso il Partito Democratico non credo e non parteciperei, perché credo che la situazione economica e finanziaria è talmente difficile, il percorso della finanziaria è talmente complicato che richiede una maggioranza ampia, coesa, quindi un chiarimento va fatto subito prima della finanziaria. Nel caso in cui questo chiarimento non avesse frutto e non riusciamo a ricostruire una maggioranza che si basa inevitabilmente sul principale partito che ha portato a vincere il governatore Crocetta, in quel caso verrebbe meno il mio contributo, quindi comunque le dimissioni sarebbero confermate. Quindi aspettiamo tanto questi giorni per vedere se c'è un chiarimento. Per portare avanti le riforme strutturali di cui ha bisogno la Sicilia serve una maggioranza coesa pronta ad appoggiare il governo regionale. La puntualizzazione di Luca Bianchi, assessore regionale all'economia, arriva dopo una settimana dalle dimissioni dalla Giunta a seguito delle tensioni tra il PD regionale e il governatore Crocetta. La posizione di Bianchi è chiara, non parteciperà ad un governo che non abbia al suo interno il PD. A Crocetta, che ha respinto le dimissioni di Bianchi, così come quelle dell'assessore alle infrastrutture Bartolotta, aspetta adesso il compito più delicato, trovare un accordo con il suo partito prima dei complessi lavori d'aula che porteranno all'approvazione del bilancio. L'ho detto, se non c'è un chiarimento politico più ampio, una maggioranza che comprende anche il PD, che appoggia ufficialmente, che appoggia diciamo, con forza il governo Crocetta, io non avvio neanche il percorso della manovra di bilancio e rimetterei subito il mio mandato.